Senti, ma allora io prendo le viole e tu le fettuccine? Ma io volevo le pappardelle. A me non mi piacciono le pappardelle. Ma infatti me ne devo mangiare io. I signori hanno scelto? Sì, un raviolo e una fettuccina. Ecco. Perfetto, siamo subito da voi. Senti, amore. Dimmi. Mi fai una promessa? Eh certo. Mi prometti che tra 30 anni staremo ancora qui insieme? Ergastolo. Che hai detto? No, dico, è certo, amore, tra 30 anni staremo ancora qui. E mi amerai ancora? Eh certo. Tanto? Tantissimo. I signori hanno scelto? Il soldo, un raviolo e una fettuccina. Oh, io voglio le pappardelle. Ma non ci pensa, a me le pappardelle non mi piacciono. E chi se ne frega? Ah bello, te la ricordi la promessa? Oh, so 30 anni che mi mangio quello che dici tu. È normale. Ma io t'ho promesso da matte, mica ti mangia quello che ti piace a te, eh. Bello, e promesso a promesse, questa dureranno altri 30 anni. Buonasera. Ma sua moglie? Purtroppo. Ma che dispiacere. Senta, le porto una bella pappardella. No, una fettuccina o una viola. Ma che bello, nonostante sua moglie non ci sia più, lei prende sempre le stesse cose. No, ma che ha capito? Mia moglie è lenta a fare le scale. Au, sei morta? Ti piacerebbe?